But one thing I know, I know I never loved these hoes. 46esima edizione, sono in corso le finalissime. Innanzitutto hai detto in conferenza stampa l'obiettivo è 50. Nel frattempo però godiamoci queste sfide e questa Viola che ti vede in un ruolo importante quest'anno. Sì, 46, spero di rifarcela ad arrivare a 50, perché ogni anno è un percorso irto di difficoltà, non voglio fare la vittima, la cosa, ma ci sono una serie di componenti che la legge di Murphy calza al pennello: se c'è qualcosa che può andare male, stai tranquillo che lo farà. Problemi impensabili, che non sono programmabili, dal cibo, problemi di vitto con le squadre, l'alloggio, le camere, veramente una cosa un po', e farlo con 6 squadre sicuramente non ci aiuta, però come ho già detto abbiamo cercato di inserire la Viola in qualche modo facendole fare 2 amichevoli, e devo essere sincero, alla fine il risultato è un buon risultato, perché le partite sono state tutte partite, tranne quella di ieri di Capo d'Orlando, sono state partite tirate, avvincenti, però noi sappiamo che Capo d'Orlando ha fatto una squadra potenzialmente da playoff, mentre Agrigento una squadra per salvarsi, quindi ci sta pure. Le finali sono 2 belle finali, Scafati e Capo d'Orlando sono 2 buone squadre, ma la cosa che tengo a sottolineare è che ormai abbiamo creato una sorta di fidelizzazione. Praticamente è una riunione tra amici il torneo, perché Marco Calvani, Marco Sodini, Franco Ciani, Davide Parente, tutta gente con cui ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, e quindi ne approfittiamo per continuare attraverso loro questa storia del nostro torneo, che è basata anche e soprattutto sull'amicizia. Una nota che io volevo sottolineare con tanto di titolo, ed è il minimo, è per il coach Santoro Giudice, un premio che insomma che mancava e che secondo me è meritatissimo, perché si parla tanto delle stelle, si parla tanto dei giocatori che hanno fatto la storia di questo sport. Santoro è uno di quelli che probabilmente senza troppe copertine ci ha dato l'anima. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ero molto amico di Santo, sai che la vita ci allontana un pochettino, però in ogni occasione in cui ci siamo rivisti era sempre una festa. Santo aveva un grande concetto di me come giocatore, quindi questo dimostra che era pure un bravo allenatore. E mi chiamava affettuosamente Smith, che era un nome che io mi porto da bambino, un giocatore del Borussia, pensa tu, il calcio me lo sono portato, e lui è veramente una persona squisita, come hai detto tu, ha sempre lavorato nell'ombra con passione, dedicando tutta la vita, e io ho cercato più volte ultimamente di riportarlo dentro, ma non ci sono riuscito, perché lui era proprio fermo nella sua intenzione, e ho creduto che fosse doveroso per Santo, doveroso per Amelia, doveroso per Paolo, che noi attraverso questa targa che diamo ad uno degli allenatori lo ricordassimo, sperando di poterlo fare ancora nel tempo, perché alla fine noi cerchiamo di onorare così la memoria degli amici. Ci sarà anche la targa per Sasa Furner, che è un altro amico di Messina che è scomparso da poco. Poi abbiamo Sergio Esposito, Michele Chinè. Una dimostrazione di affetto verso persone che purtroppo non ci sono più. Mario Crisafi, Nando Righini ovviamente. E a proposito di coach, insomma questa mattina c'è stato un Pao molto molto bello e impegnato con Marco Calvani. Hai messo dentro un bel po' di storia della Viola. Accanto a noi in questo momento c'è Davide Lamma, che non è un volto sconosciuto a queste parti, tutt'altro. Riccardo Rossato, Marco Ammannato, Tommaso Guariglia, Roberto Marulli, sono tantissimi. Adesso però è il momento di voltare pagina e concentrarci verso una nuova annata davvero significativa. Quest'estate Reggio Calabria era senza la Viola a un certo punto. Secondo me a Reggio, i reggini, io compreso, nel momento in cui si era paventata l'idea di che la Viola si trasferisse a Capo d'Orlando, a Barcellona, non abbiamo colto il significato di questa cosa. Questa cosa sarebbe
avrebbe voluto significare la scomparsa della pallacanestro, perché anche fare delle formazioni di Serie C non è facile, non è facile risalire, non è facile ricostituire l'entusiasmo, perché la delusione per l'annata finita dell'anno scorso è stata veramente tanta. Io, a chi mi chiede che cosa penso vivendo dal di dentro questa nuova viola, dico che la pallacanestro in fondo è un circo, no? Siamo passati dai pagliacci agli acrobati. I pagliacci perché gente che ancora continua a manifestare sui social, dappertutto, idee veramente deliranti, mentre c'è gente che lavora sacrificando, mettendo in gioco la professione, mettendo in gioco il futuro anche suo personalmente, che viene ostacolato in tutti i modi invece di essere incentivato per i sacrifici che sta facendo. Questa è una nota che io avevo qui nel cuore, aspettavo che qualcuno mi facesse questa domanda: perché avrebbero dovuto avere la dignità di stare in silenzio, quantomeno? Perché il danno che hanno fatto a Reggio, all'immagine di Reggio, all'immagine della pallacanestro reggina è veramente enorme. L'opera più importante che deve fare la nuova viola, la nuova dirigenza, il nuovo presidente Aurelio Coppolino è quella di ricostituire un'immagine, la credibilità di una società, e attraverso la credibilità della società arrivare ad essere credibile tutto il movimento cestistico, perché è facile dire sì, la viola, noi ancora continuiamo a parlare di Ginobili come se Ginobili sono passati più di 20 anni. In 20 anni abbiamo avuto 2 o 3 fallimenti, gente che si avvicina al basket non ce n'è più, proprio perché il modo di gestire ha allontanato tutti, ha allontanato operatori economici, ha allontanato gente che vuole fare investimenti. Il problema è questo, che io se ho la possibilità investo, ma devo investire su un prodotto affidabile, una cosa credibile. La viola al momento non lo è, quindi operazione di ricostruzione. Io mi auguro che questa querelle del pianeta viola e di Pentimele si possano risolvere al più presto, anche perché altrimenti sarebbe veramente un compito gigantesco, gigantesco portare avanti un campionato. Davvero da acrobati, come dicevi poco fa. Perdoni la domanda, ne abbiamo parlato prima lontano dai microfoni, ma la mia curiosità, insomma, fa parte probabilmente di me. Ne parlavo prima con Mario Porto, avete partecipato a un torneo che non ha copertine, anche qui non ha articoli di giornali, ma probabilmente è qualcosa che è una delle più belle esperienze della vita di ogni giocatore di basket o ex giocatore. Siete stati un po' tutti voi di quella generazione ad Archilla, al carcere, per questo torneo dove hanno giocato anche gli ospiti del carcere di Archilla. È tutto vero, senza fare nomi di chi c'era e chi non c'era, volevo soltanto un'impressione sulle emozioni vissute lì dentro. Io vivo nel mondo della pallacanestro da quando avevo 6 anni, quindi 55 anni di pallacanestro, più o meno attivamente, più o meno bella, più o meno brutta, ma ti assicuro che questa, l'ho già detto e lo confermo, è stata l'esperienza più emozionante che io abbia vissuto in 55 anni. Metto da parte le promozioni, tutto quello che ho vissuto, questa è stata veramente emozionante. Cominciare la partita con l'altra squadra che fa al grido di libertà, libertà, è veramente, e c'era gente che doveva scontare condanne molto importanti, 15 anni, poi vedere la gioia di giocare, il divertimento, regalare a queste persone 2 ore di sano svago, le pacche sulle spalle, gli abbracci, è stata veramente una festa. Il basket c'entrava poco, è stata una festa di solidarietà, di amicizia verso tutti, poi sai così, poi ti prende la mano, io
figurati, ero andato solo per fare presenza, poi mi hanno fatto giocare 40 minuti alla mia età con i problemi cardiaci che ho, non è stata una cosa, però non me la sentivo di stare lì a guardare, ho voluto fare parte, ho salutato con piacere degli amici che hanno la sfortuna di essere dentro e ringrazio veramente gli organizzatori per aver pensato a me, che pur essendo questo è un inciso che dimostra che nello sport la politica c'entra poco, e parlo a tutti i livelli, anche per quello che stiamo vivendo, la politica non c'entra, lo sport deve essere. Io sono sempre stato di sinistra, tutti conoscono la mia estrazione familiare, la mia storia politica, e sono stato invitato a fare un torneo da parte di persone notoriamente di destra, ma questo veramente è stato un'ulteriore dimostrazione che nello sport la politica deve stare fuori. Cerchiamo di lasciarla fuori e di premiare chi fa pallacanestro, chi fa sport, e aiutare fino a quando possiamo le persone che fanno sacrifici per fare le cose. Parlo di Regina, parlo di Viola, qui corriamo il rischio di tornare 30 anni indietro, dove qui a Reggio c'era poco o niente. Abbiamo delle belle strutture che vengono trascurate perché non ci sono più le potenzialità economiche da parte degli enti, ma aiutiamo chi vuole investire, non mettiamo spade e bastoni fra le ruote, perché non è più il momento, non è più il momento, perché corriamo il rischio che Pentimeri diventi una cattedrale nel deserto. È la stessa cosa, forse Modena un po' meno, perché Modena è più appetibile, perché ha la possibilità di essere gestita da squadre che fanno settore giovanile, mini basket, che costituisce un grande introito per una squadra. Però credo che fino a quando ci sia una squadra che porta il nome di Viola nella categoria maggiore a Reggio, in questo momento debba essere veramente aiutata.